Ciao a tutti e benvenuti nella terza puntata di Vitamine Social Music Edition. Noi quest'oggi siamo con Giulia Focaccia, una giovanissima social media manager di TSCK Records, che è un'etichetta indipendente, e TSCK Group, quindi un gruppo editoriale. Ciao Giulia, benvenuta. Ciao, grazie dell'ospitalità. Come stai? Tutto bene, grazie. Noi oggi siamo qui per parlare un po', per conoscere il tuo punto di vista sulla relazione tra social media e musica, quindi quale miglior parere se non il tuo che fai di lavoro la social media manager e ti occupi appunto di promuovere degli artisti emergenti. Allora, intanto spiegaci un po' che cosa fa il social media manager e come questo ruolo professionale può essere declinato al mondo della musica. Tendenzialmente in realtà è una professione difficile da definire, dipende molto dalla necessità del cliente e soprattutto da che cosa effettivamente serve e bisogna andare a fare. In generale possiamo dire che è colui che pianifica e magari organizza una comunicazione social adeguata per quello che sia un'azienda, un'istituzione, una persona, un artista, anche un politico, ecco. Quando un artista viene da te e chiede il tuo supporto professionale, quali sono gli step di lavoro per promuovere appunto un singolo, un disco? La prima cosa che faccio tendenzialmente è ascoltare l'artista, ascoltarlo parlare, raccontare di sé, farmi raccontare qual è il progetto e chi è lui e qual è il messaggio che lui con la sua musica vuole mandare, in modo da avere un progetto che sia sui social e musicalmente parlando coerente. Fatto ciò, raccolgo un po', diciamo, le indicazioni dell'artista e in modo creativo, impegnativo, dipende dai punti di vista. Impegnativo, no? Impegnativo. Venire, insomma, entrare anche in empatia con l'artista, sì, con le sue necessità, esigenze, sì, le sue timidezze magari. A volte è molto difficile capire, se non te lo dicono direttamente, che una frase indica in realtà un'altra cosa. Cioè, bisogna riuscire a capire bene l'entità dell'artista per riuscire appunto a rappresentarlo al meglio, altrimenti la comunicazione risulta fredda e sui social piace molto il calore, la verità, diciamo, delle persone. Intendo ad ascoltarli molto, a capire il loro progetto e a provare appunto a organizzare una pianificazione che possa essere efficace. Mentre nel pratico, secondo te quanto un artista dovrebbe postare a livello di quantità a settimana? Perché c'è sempre una sorta di diatriba, no? Bisogna postare tanto, bisogna postare poco per funzionare. Ti chiedo anche se bisogna agire su tutti i social, quindi su tutti i fronti. Allora, non c'è una regola fissa sul quanto postare, tendenzialmente dipende anche molto dal social, nel senso che piattaforme come X o TikTok puntano a farti postare molto, perché ti fanno entrare in un algoritmo e più posti, più giri. Col fatto che quando tu entri non hai il tuo feed di persone che segui né su X, cioè molto raramente, né su TikTok soprattutto, tu riesci a raggiungere le persone in base ai loro interessi, per cui più posti, più possibilità hai di raggiungere una sfera, diciamo, di utenti. Certo. Su Instagram e su Facebook la questione è diversa, dipende molto, soprattutto su Facebook, che ha una comunicazione molto più istituzionale, molto più discorsiva, dal tipo di post che devi fare. Su Instagram diciamo che l'ideale sarebbe mantenere una comunicazione costante, dopo dipende molto dall'artista, se è un artista molto social chiaramente più posta sempre più è positivo, se invece è un artista poco social, sia magari per età, sia magari per genere di musica, ci sono alcuni generi che non si prestano molto bene ai social. Quali? Per esempio, ma rock e metal di solito sono, anche per il tipo di musica che sono, molto più di nicchia. L'importante è non mantenere lunghi periodi di vuoto, ecco. Mesi senza postare sicuramente non fa bene alla visibilità, perché Instagram se ne accorge e ti banna, tra virgolette. Quindi quello che funziona di più è il post semplice, il reel, il video, o dipende? Dipende. Okay. Allora, la piattaforma in realtà più mista è Instagram, le altre tendenzialmente hanno una modalità di utilizzo che è sempre la stessa, nel senso su Facebook tendi a scrivere tanto, su Twitter tendi a scrivere solo. Esatto. Su TikTok fai video. Instagram, che ha questa diversificazione dei contenuti, nel senso che puoi fare storie, post o reel, dipende dal messaggio che devi mandare. Io consiglio sempre di fare almeno un paio di reel in generale sul profilo, perché sono quelli che raggiungono il pubblico nuovo. Perché un post sul feed non è detto che ti capiti, la storia quasi sempre la vedi, ecco. Dipende molto dal messaggio che devi lanciare e qual è soprattutto il contenuto. E soprattutto l'obiettivo degli emergenti è far sì che gli utenti, no, del web non siano di passaggio, ma che poi ascoltino la musica e che diventano dei fan fidelizzati. Quindi dei trucchetti da dare, consigli da dare agli artisti? Ma io noto molto che a quelli che si sono creati un pubblico piace molto l'idea dello spoiler, del ti metto un paio di note iniziali, così tu sei più incentivato a
sapere quando uscirà la data, e questo è un giochetto che fanno in molti, soprattutto i giovani, e vedo che piace, perché attira lì, ti fa tornare la volta dopo per vedere se c'è un nuovo spoiler, e portandoti più volte sul profilo, Instagram te lo consiglia sempre di più. Comunque, in generale, questo era un esempio, tutti i contenuti che portano l'utente a cliccare sul tuo profilo sicuramente fungono come engagement, ecco. Ok, benissimo. Un esempio virtuoso di big, di cantanti famosi che utilizzano al meglio i loro social media. Magari pensiamo che i famosi cantanti super popolari non abbiano bisogno di questi strumenti. Invece tu hai un esempio calzante? Sì, allora io penso che in realtà questa comunicazione serva a tutti, big ed emergenti. Chiaramente un emergente ne ha più bisogno, ma un big che riesce a comunicare correttamente sui social comunque non è detto che non riesca ad espandere la sua fetta di pubblico, ecco. E un esempio è Mengoni, perché secondo me lui fa una giusta comunicazione che rappresenta effettivamente quello che lui è, nel senso semi istituzionale, professionale, semi simpatica. Di recente ha annunciato appunto il raddoppiamento della data a Bologna tramite uno dei suoi meme di Sanremo. E tu non te lo aspetteresti da una persona professionale come Mengoni, però pensandoci è effettivamente l'unico che ti aspetteresti usasse un meme per pubblicizzare qualcosa. È un po' lui, un grande cantante e una persona simpatica, ecco. Un esempio di un cantante più o meno emergente, comunque nuovo nel mondo della musica, che è stato capace di lanciare un trend e che altri artisti vedi che l'hanno fatto proprio, quindi l'hanno utilizzato ed ha funzionato. Allora, io penso che come artisti emergenti che sfruttino, diciamo, le piattaforme in maniera positiva ce ne sono tanti, soprattutto nel mondo dei rap c'è stata questa cosa di cancellare il profilo e ripartire da capo. Vero. Secondo me quello che funziona dei giovani è che più che farsi copiare dagli artisti, creano trend tra i loro utenti e tra i loro fan, e questo fa girare ancora di più la tua canzone. Uno è stato Mida di recente, che ha creato un trend a caso da TikTok. Lui, per pubblicizzare la sua canzone, aveva fatto un video con delle clip della sua estate e dei suoi amici, e i fan, senza che lui avesse incentivato i fan a farlo, hanno iniziato appunto a replicare questo trend, e sicuramente ha permesso alla sua canzone di alzarsi gli ascolti, ecco. Grazie mille, sei stata utilissima, hai fornito dei consigli pratici, veramente ti ringrazio. Proprio per Grazie ringraziarti, io ti vorrei dare in dono, come ad ogni ospite, la tazza di Vitamine Social Music Edition. A a te. te, Grazie, bellissima. eccola, ti piace? Sì, questo rosa è molto Ci carino. sta, Sì. calza, no? Grazie mille, noi ci Grazie vediamo la prossima puntata con Vitamine Social Music Edition.